TG Fumetto! Benvenuti a TG Fumetto e benvenuti. Oggi vedremo Topolino numero 3398. Allora, comincia con una copertina che dice tutto e dice niente. Si vede Topolino in primo piano con le spalle ladri e gamba di legno. Entriamo, allora. Là una bellissima pubblicità più o meno di Qui Quo Qua. Nel micromondo dal 20 gennaio su Topolino e poi la bellissima gag di Silvia Ziche sulla Befana. Allora, il sommario è così. No, ma prima troviamo le parole della redazione. Però c'è una brutta notizia per me, perché non c'è più Alex Bertani alla redazione di Topolino, ma adesso c'è questo Davide Catenacci. Io non lo so quanto potrà cambiare Topolino con Davide Catenacci, ma secondo me era meglio Alex Bertani, che è il mio redattore preferito, ecco. Va bene, comunque il sommario è la prima storia, pagina 11, Topolino e i misteri di Mr. McGuffin, con la storia di Marco Nucci e i disegni di Giovanni Soldati, oppure Giorgio, non lo so, perché sto leggendo con G punto, vabbè. A pagina 41, Zio Paperone, l'alta finanza con Zio Paperone e il trasloco dello Spread, con la storia di Alessandro Sisti e i disegni di Vitale Mangiatordi. A pagina 73, Young Donald Duck, un giorno da ricordare con la storia di A. Ferrari e disegni di Francesco d'Ippolito. A pagina 96, Pippo e il successino del cibo tepidino, con la storia di Giorgio Fontana e disegni di Gigi Piras. A pagina 107, Storia Papera, il Rinascimento, con la storia di A. Macchetto e i disegni di Valerio Eld. A pagina 141, la storia del giorno, cioè le strabilianti imprese di Fantomius, l'inizio e la fine, che è il prologo della serie che comincerà dal prossimo numero. Comunque, tra le rubriche c'è un'intervista ai pinguini tattici nucleari, che in realtà sarebbe soltanto a tipo il capo della band, vabbè. Poi a pagina 48, 148, che praticamente fanno vedere un po' Senape, che sarà la protagonista delle strabilianti imprese di Fantomius, l'inizio e la fine che comincerà dal prossimo episodio. Comunque, poi tornano i paper dollari e siamo qua alla prima storia con Topolino e i misteri di Mr. McGuffin, che secondo me è molto bella e mi è piaciuta soprattutto perché Topolino è un po' tonto in questa storia. Praticamente, senza fare spoiler, c'è Topolino che ha promesso a Minnie di non badare più ai misteri. Però alla fine non ce l'ha fatta. No, in realtà ce l'ha fatta per un tot, però stava tipo esplodendo ed era tipo pazzo perché non ce la faceva e doveva affrontare misteri. Però vabbè, andiamo avanti perché questa storia è molto bella, perché poi ha sospettato di uno, ha detto ok, quindi Minnie ha ingaggiato quello per tenermi d'occhio. Che così non faccio non risolvo misteri. Però alla fine era un altro e quello là era veramente un ladro. Però vabbè, dettagli. Poi abbiamo Zio Paperone e l'alta finanza con Zio Paperone e il trasloco dello Spread, che l'abbiamo già detto, che è molto bella, molto divertente. Zio Paperone non è tanto il protagonista, però comunque la storia è più o meno che lui deve sfuggire dalle tasse in qualche modo strano. Va bene, comunque, poi andiamo avanti, che troviamo l'agenda bellissima, che poi no, non ve l'ho detto, va bene. Poi abbiamo lo sport, le cose dello sport, e poi abbiamo l'intervista perché c'è un film e hanno intervistato quello che ha fatto il film. Non so che film è, cioè in realtà è uno per tutti e tutti per uno, però vabbè. Poi abbiamo la pubblicità Topolino Extra, rileggi le indimenticabili storie di Topolino in un formato con contenuti extra che io non lo so se me lo prenderò, però se lo porterò, se lo prenderò, ci sarà qua. Sul TG Fumetto.
Vabbè, poi abbiamo Young Donald Duck, l'episodio 9, che è tornato dopo tantissimo tempo con bellissimi colori delle edizioni BD, va bene, che si chiama Un giorno da ricordare, in cui loro devono praticamente scoprire se c'è un'impresa che hanno fatto Topolino e Paperino, che è degna di essere raccontata, alla fine non la trovano e dicono che la devono ancora fare. Ce ne sono tante nel corso della storia ed è molto divertente. Poi c'è Pippo e il successino del cibo tiepidino. Praticamente la storia è che lui ha detto: esistono le tavole fredde, esistono le tavole calde, e lui ha detto: perché non inventiamo le tavole tiepide? Pippo sempre sul pezzo, naturalmente, che voi penserete è uno stolto, però se ci pensate bene è un genio, però va bene. È molto divertente, ha fatto un successo strepitoso, la tavola tiepida, però alla fine due tizi che frequentavano il suo locale l'hanno visto mangiare un cibo di cipolle, un piatto di cipolle bollenti, e quindi gli hanno detto: ehi, ma che cosa fai? Tu sei il re del cibo tiepido, e che fai? Ti mangi le cose bollenti? E Pippo dice: sì, però a me non mi è mai piaciuto il cibo tiepido, lo faccio così soltanto perché ho paura di scottarmi mentre cucino. E quindi è dovuto chiudere il locale perché ha rovinato tutto Pippo. Poi abbiamo l'intervista ai pinguini tattici nucleari, poi abbiamo la storia papera, il Rinascimento, che parla non tanto del Rinascimento, ma è più concentrata su Leonardo da Vinci, in questo caso Paperardo da Vinci, però vabbè, che parla di tutte le sue qualità e alla fine qua si scopre che era anche un gran burlone. Poi si va avanti, dice: tornano i paper dollari, e poi c'è il bellissimo prologo, che non vi spoilerò niente, andate a comprare il prossimo numero di Topolino, perché veramente sarà una bellissima storia, naturalmente disegnata sempre scritta la storia. È disegnata dal grandissimo Marco Gervasio, sempre su Paperinik, Fantomius, su queste cose qua. È comunque un prologo di poche pagine. Poi abbiamo Senape o Paprika, e poi abbiamo La posta e la risposta, che in questo caso sono la maggior parte dei disegni dei cattivi, di Amelia soprattutto. Va bene, comunque poi ci sono le pubblicità e dice sul prossimo numero. Il prossimo numero sarà il 3399, che abbiamo una bellissima copertina anche in questo caso. E una cosa da dire sulla copertina di questo numero, 3398, che secondo me non riprende affatto la storia di Topolino e i misteri di Mr. McGuffin. Secondo me non lo riprende affatto. Però è una copertina veramente, 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 veramente bella. Poi abbiamo nell'ultima pagina abbiamo la storiella, la strip di Nicola Tosolini, scritta e disegnata, di Paperino e Paperoga, di Male in Campeggio. Che tempo fa? Bene, comunque questo episodio di TG Fumetto finisce qui. Spero che vi sia piaciuto e al prossimo episodio.